Devo ammettere che questo gioco mi fa molta, molta paura. Ma allo stesso tempo è divertentissimo. Non riesco a smettere di giocarci. Huggy Wuggy, mi dispiace, ma sei fregato. Questa partita la vincerò io. Dai, dai, dai. E ce lo fa. Lo sapevo, sconfitto. Bene, bene, bene. Prossimo livello. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Cosa è successo alla mia voce? Stavo dicendo, vabbè, il secondo livello è un po' più complicato. Aiuto, aiuto, Huggy, no! Va, va, va! Ma cosa... cosa è successo alla mia voce? E poi ho anche perso... Vabbè, avrò qualche problema alla gola, non lo so. Bene, bene, bene. Vediamo se riesco a prendermi la mia vendetta contro di lui. Non posso perdere contro quel pupazzetto, assolutamente no! Ma oh, perché ho questa voce strana? Ma la sentite anche voi, balzacchiotti? Non è colpa mia, la mia succede da solo! Oh. Forse devo solamente bere un po' d'acqua. Ecco qui, molto... Bene, perfetto. Continuiamo a giocare. E questa è la mano di Huggy Wuggy. Perché ho la mano di Huggy Wuggy? Ragazzi, per quale motivo ho la mano di Huggy Wuggy? Ma perché sto parlando così? Aiuto, no, 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 no. Ehi, cosa succede? Mi sto trasformando in lui. Ma no, dai, non è possibile. Devo solo continuare a giocare. Non smetterò mai di giocare a questo gioco! Questo gioco è bellissimo! Cosa succede? Cosa sta succedendo? Perché ho ancora il guanto di Huggy Wuggy? Allora non era solo un sogno! Toglitelo! Togliti il guanto di Huggy Wuggy! Perché non si stacca? Oh, non ci posso credere! Devo continuare a giocare a Huggy Wuggy! No, non devo continuare a giocare! Devo togliermi questo guanto! Cosa sta succedendo? Giocare ad Huggy Wuggy! Ah-ha! Un'altra vittoria! Ce l'ho fatta! Lo sapevo che sarei riuscito a vincere! Perché io sono Huggy Wuggy! Che mal di testa, ma cosa mi sta succedendo? Forse ho giocato troppo ai videogiochi. Boh, stanno succedendo così tante cose. Ma quello è Huggy Wuggy. O quello sono io. Aspetta, ma quello è Huggy Wuggy. Ma in realtà sono io. Quello è Huggy Wuggy. Oh, aspettate un secondo. Io sono Huggy Wuggy. Balzacchiotti, scusate, ma cosa sta succedendo? Io sono Matti. Un saluto da Matti, sono sempre io. Ma per quale motivo sono Huggy Wuggy? Aiuto. Abbiamo Matti, è il momento di andare da un'altra persona. Proprio questa qui, Minna. Tra poco sarai mia. Prima di andare da lei, però, devo fare una cosa importantissima. L'agenda di Matti. Qui troverò tutto ciò di cui ho bisogno per conquistare Minna. La pagina dovrebbe essere questa qui. Perfetto. 10 modi per conquistare Minna. Cantarle una canzone. Numero 1. Numero 2. Regalarle dei fiori. Numero 3. Farle complimenti. 4. Essere profumati. 5. Farle i grattini. Cosa sono i grattini? Scusate, voi lo sapete? Scrivetemelo nei commenti. 6. Dirle che i suoi gatti sono belli. 7. Farle mangiare la Nutella. 8. Riordinare la casa. E 9. Ascoltarla sempre. 10. Puntini, puntini, puntini. Ottima strategia la numero 10. Puntini, puntini, puntini. Puntini, puntini, puntini. Puntini, puntini, puntini. Grazie a questi trucchi che il buon Matti mi ha passato, ora potrò conquistare Minna e finalmente le darò un bacio. Dai, ti prego, fammi vincere almeno una volta. Una volta, questa volta, e poi non vi...
amico mio, te lo giuro. Noi, ti prego, aiutami. Nina dovrebbe essere in questa stanza. Proviamo a bussare. Felpa di Nina e Matti, devi aiutarmi. Devi darmi tutto il potere che hai per farmi vincere, ok? Continua, continua. Sì, ho vinto, non ci posso credere. Grazie, grazie, grazie. Se anche voi volete vincere ai giochi, la trovate su ninnaematti.it. Forse non mi ha sentito. Ultima partita, lo giuro, poi non gioco più, sono 2 ore che gioco. Ok. È più difficile del previsto. Perché non apre? Vabbè, sentite, entro io. Piacciono. La classifica che ha fatto Matti per conquistare. Niente, forse quello è un segreto. Vabbè, cosa sono i grattini? I grattini sono. Fare i grattini è tipo fare un massaggio con le mani, vedi? Le mie unghie sono lunghe, faccio così e questi sono i grattini. Ah, ok, quindi devo fare un massaggio con le unghie? Ma a chi lo vuoi fare questo massaggio, scusa? Lo voglio fare a te! Guarda, va benissimo così, ecco, non c'è bisogno che tu mi faccia i grattini, perché non va bene così. Non ti piacciono? No, no, ho detto che non mi piacciono, che solo tu non hai le unghie. Forse devo fare più forte, ecco così. No, va bene così, Aghi. Ora passiamo alla seconda cosa. Ok, va bene. La seconda cosa, dici? Sì, che cosa vuoi fare? Hai organizzato qualcosa, sei venuto qua, insomma. Ah, sì, certo, certo, beh. Dammi un secondo. Ok. Punto numero 1 per conquistare Nina. Cantarle una canzone. Io non conosco canzoni, però vabbè, ci posso provare. Meno male che c'è la lista di Matti. Ah, e punto numero 2. Regalarle dei fiori? Piccola Nina, quanto sei carina, ti vuoi danzare con me, così staremo sempre insieme. Nina, che vuoi mettere con me? Puoi stare con me, così ti posso tritolare tutta. Ma che bei fiori che hai, fanno quasi paura, sembrano fiori della morte. Questi sono per te. Grazie, non è che sono velenosi? No, sono tutti per te, Nina. Ah. Ti sono piaciuti? Sì, bellissimi. Ah, ok.
Ok, Aki, senti, che cosa vuoi fare poi? Beh, potremmo... aspetta, non mi ricordo, devo andare a leggere. A leggere? Vabbè, comunque, falsacchiotti, non posso rimanere ancora in questa casa chiusa con Aki Waki. Devo chiamare Matti per farmi aiutare, ma dove è andato poi? Io l'ho lasciato che stava giocando al computer, vabbè, lo chiamo. Devo farmi aiutare, non posso rimanere qua dentro. Se Aki Waki mi uccidesse, io sono ancora giovane. Un attimo, ma da dove viene la suoneria? Significa che Matti è ancora qua. Punto numero 3, fargli i complimenti. Cos'è? Cos'è questo rumore? Perché c'è la vibrazione nel mio corpo? Il mio corpo vibra tutto. Oh no, aspetta un attimo. Ma questo è il telefono di Matti. È rimasto incastrato nel mio corpo. Oh no. Nina sta venendo, devo nascondermi. È più forte qua. Oh, sarà nella sua postazione, se lo sarà dimenticato. Ma dove è andato Matti? Aspettate, non viene da qua. Aki? Sì? Vuoi dirmi perché stai vibrando e sento la suoneria di Matti arrivare dal tuo corpo? No, non sto vibrando, è che ho freddo. Devi spiegarmi qualche cosa. Dimmi la verità! Io, ecco, mi sono impossessato di Matti per baciare... volevo dire per passare una giornata con te da degli amici. Sei un brutto mostro, ridammi Matti! Vuoi davvero il tuo Matti? Sì! E allora l'unica cosa che dovrai fare sarà... darmi un bacio! Quindi cosa fai? Accetti oppure no? Io voglio Matti, quindi accetto. E allora diamoci un bel bacio! Ma sulla guancia va bene? No! Con questi denti puzzolenti! Tina! La prossima volta non ti far fregare da Aki Waki, hai capito? Io non mangio più quel coso, quel mostro puzzolente! E l'ho fatto solo per te, eh? Ora mi devi un regalo, ecco! Mi devi un regalo? Aki Waki? Ma cosa significa? Io non ricordo niente! Sul mio computer c'è il gioco di Aki Waki! Devo assolutamente giocarci!